Bentornate, bentornati in un nuovo video. Allora, siamo a mercoledì mattina, sono le 9:20 e come sempre io mi sto preparando per andare al lavoro, però ho detto prima saluto le mie amiche perché è da sabato che non registro nessun video. Infatti, per chi mi segue anche su Instagram ha visto che mi sono allontanata un po' dai social perché credo che ero arrivata ad un punto di saturazione abbastanza alto e ho preferito proprio staccare. Infatti non ho neanche risposto ai tanti messaggi che mi avete inviato su Instagram in direct, ma ho proprio accantonato il telefono e vabbè, lavoro lo faccio sempre perché lo sapete che non è mia abitudine tenere il telefono a portata di mano, ma ho l'Apple Watch per eventuali messaggi. Ma anche quando ero a casa mi sono proprio dedicata alla mia casa e alla mia famiglia. Ho cucinato parecchio in questo periodo e diciamo che ho passato il mio tempo nel preparare molte le cornie che abbiamo mangiato tra San Valentino e tra domenica. E quindi perdonatemi se sono sparita un po', ma credo che ogni tanto bisogna proprio disintossicarsi dai social, perché per me per fortuna non è un lavoro. Sapete che io ho il mio lavoro, per me i social sono uno svago, ma ultimamente avevo proprio oltrepassato quel limite che mi ero imposta tempo fa e quindi ho detto basta. Magari adesso su Instagram pubblico dalle 3 alle 4 storie tutti i giorni o quasi e cerco di dedicare di più tempo a me stessa. Infatti spero veramente con tutto il mio cuore di riuscire a rispondervi in direct, ma perdonatemi, ho proprio bisogno di staccare un po' la spina perché ero entrato in un vortice che non mi appartiene. Sinceramente, il mondo dei social per me è bellissimo, però ripeto, non è il mio lavoro. Io ricevo alcune email, non tante, di collaborazioni, anche su Instagram, ma sinceramente non ho accettato perché non ho il tempo materiale. Infatti, vedete, adesso io fra un'ora devo andare al lavoro, però nel frattempo mi ritaglio un po' di spazio anche per YouTube, che per me è la passione più grande. Perdonate, ma per me YouTube è veramente è un rapporto molto molto intimo con voi. Instagram è molto bello, ma lo vedo abbastanza finto. Invece su YouTube credo che si veda la parte più vera di una persona. Comunque, io mi sono fatta il caffè, che è ancora qua. Nel frattempo sto anche preparando il pranzo da portare a lavoro, sia per me sia per mia figlia. Ieri ho fatto le polpette, ne sono avanzate 4-5. Il problema è che le ho lasciate nel forno perché ero distrutta e si vede che si sono seccate. Quindi, per non portargli delle polpette secche, le vado a mettere in un po' di ragù di pomodoro. Adesso accendo anche la luce perché oggi è bruttissimo. Vado a metterle in ammollo, diciamo, in un po' di salsa di pomodoro in modo da renderle un po' più morbide e un po' più appetibili. Io invece per me andrò a farmi l'insalata che devo assolutamente lavare perché io quando ho fretta utilizzo queste già pulite, però le lavo perché anche se c'è scritto che sono lavate, io assolutamente le devo lavare. Allora, adesso io prendo il caffè, metto in ammollo l'insalata in modo da portarmi un po' avanti. Ho la lavatrice che sta terminando, non vado ad accendere il piano a induzione perché ho ancora i 3 kW e ho paura che mi salti tutto, quindi aspetto che la lavatrice finisca. Dunque, sono 4 minuti, quindi dopo la vado a mettere in asciugatrice, ma la faccio partire quando vado via. In più ho cambiato anche il copridivano, ho messo quello nuovo, lì c'è già la mia giacca pronta, a parte che ho portato fuori Joy, perché io si può dire che un giorno sì, un giorno no, cambio il copridivano. Infatti sto utilizzando anche questi che non sono belli esteticamente, ma a me non interessa, l'importante è che siano puliti, perché per quanto io Joy lo tenga pulito andando fuori, anche se lo pulisco, gli pulisco le zampette, comunque salendo sul divano non riuscirei mai a tenere il mio divano senza un copridivano, assolutamente ho bisogno proprio di pulirlo quasi tutti i giorni. Anche perché se dovessi tenere il copridivano senza il copridivano, togliere tutti i giorni le fodere, mi sbaglio sempre, cioè sarebbe impossibile e quindi preferisco mettergli dei copridivani vecchi, ma che il mio divano sia
si ha pulito assolutamente. Allora, io adesso finisco queste cosine, ci vediamo dopo che vi devo far vedere due o tre cose che mi sono arrivate in questi giorni. L'insalata in ammollo con un po' di bicarbonato e qui ho già preparato un po' di cipolla, giusto per darvi un po' di sapore, e la passata. Appena la lavatrice ha finito faccio partire il tutto. Allora ragazzi, vi volevo far vedere le cose che ho ordinato l'altro giorno su Amazon e mi sono arrivate ieri, però dopo ieri non ho avuto la forza sinceramente di farvele vedere e quindi le ho già sistemate qui nel corridoio, così nel frattempo che la lavatrice finisce di centrifugare vi faccio vedere questa cosa qui. A me è piaciuto tantissimo, spero di ricordarvi di mettervi il link qui sotto, così se vi piacciono potete andare a darci un'occhiata, non è una collaborazione, sono cose prese da me. Eccole qui ragazze, allora a parte questa che è una candela che mi ha mandato Susi, è una ragazza Susi che mi segue e mia mamma l'ha mandata insieme alla statuina che è uguale identica a Tommy e per me ha un grosso valore affettivo questa, infatti non l'ho mai neanche utilizzata perché deve rimanere così. Le cose che ho preso sono questi due vasi. Allora ho preso questo qui che mi piace tantissimo, l'ho visto in tante foto su Instagram. Mi piace molto perché ha anche queste macchioline nere, sapete che per me il bianco e il nero è uno dei colori che io amo da anni, come potete vedere la mia cucina ormai ha 5 anni e mezzo e non so neanche se ai tempi quando l'abbiamo studiata e mio marito c'erano già bianche e nere, ma mi sembra di ricordare di no e quindi diciamo che è un must have della nostra vita per a me e mio marito e quindi ho voluto prendere questo vaso molto molto carino, però viene abbastanza, viene sui 21 euro, mi sembra di averlo visto anche da Maison du Monde sui 9 euro e qualcosa, però non mi ricordo sinceramente. E poi ho preso questo vaso particolarissimo perché è un filo di ferro fatto così, c'era in tantissime forme, però a me è piaciuta questa. Con questo, poi vi racconterò cosa mi ha detto mio marito quando l'ha vista, con questo vaso molto carino e io sono andata ad adattarci questi fiori che ho preso ieri proprio in un negozio di fiori, molto carine queste spighe, credo che si chiamino, in modo che possano riprendere i colori del mio mobile e anche di questa candela. Sapete che un po' sono i colori che mi piace utilizzare ultimamente anche nel terrazzo, avete visto, ma anche in cucina, il color legno. Ormai è già da più di un anno che che ho adattato questo color legno al resto della mia casa e mi sono piaciuti tantissimo. Ditemi voi se vi piace. Allora adesso è molto buio perché fuori è brutto e questo è l'elefante che ormai ho da anni. A me è piaciuto molto, ditemi anche voi se vi piace. Questo dei fiori, perché io li ho presi appunto ieri da un fiorista, un fioraio, come si dice. Tanto c'è lui che litiga con la sua cuccia. Amore, ma perché la devi sempre trattare così la tua cuccia? Dimmelo, perché? E me ne ha dato un mazzo, me ne ha date già la metà di un mazzo abbastanza grosso. Quindi me ne è avanzato un pochino e io sono andata ad adattarlo nel terrazzo. Adesso vi faccio vedere dove l'ho messo, ma è così, una cosa molto momentanea perché avevo bisogno di sistemarli, se no erano nel mezzo. Adesso vi faccio vedere tutto, non guardate quest'angolino qui perché ho proprio ammassato alcune cose, tra cui uno spruzzino, perché come avete visto in uno degli ultimi video vi ho detto che una pianta che è fuori, proprio lì fuori, nei vasi quelli alti, è malata, ha un fungo e quindi è venuto l'altro giorno mio suocero, gli ha dato un prodotto e abbiamo comunque tenuto giù tutto in modo che gli animali non vadano vicino e lo spruzzino l'ho messo in alto in modo che Joy non ci vada, non lo annusi e non lo lecchi. Ragazzi, il resto dei fiorellini li ho messi all'interno di questo vaso rosa che sicuramente devo adattare in un'altra posizione. Lì c'è la scritta home che avevo nel mobiletto della cucina, vi ricordate, ma io la voglio mettere qui e mio marito la mette lì, io la metto qui e mio marito la mette lì, quindi adesso che non c'è mio marito io la rimetto qui. Mi piace perché bene o male
secondo me si adatta un po' anche a questo mobile. Vabbè, poi lo devo sistemare meglio. E quindi il resto dei fiori li ho messi lì. Qui c'è il terrazzo che a voi piace tantissimo. Ops, vi piace tanto, grazie perché ci fate sempre una marea di complimenti. Grazie, siete troppo, troppo dolci, troppo carine. Adesso è un po' buio perché fuori è buio. E quindi niente, questo qui è il terrazzo. Tra poco speriamo che riparta la stagione primaverile in modo da godercelo ancora di più. La lavatrice è finita. Allora, adesso vi faccio vedere come funziona questo piano, perché me lo state chiedendo. Allora, l'accensione è qui, è come tutti gli altri. Allora, io sto utilizzando questo, vedete? Quindi lo accendo e lo metto al massimo. No, neanche al massimo, vediamo. Ops. Sono sbagliata, non vedo nulla. Il più è qui. Lo metto a 6 e lui sta andando. Allora, adesso sistemo la maglia di mio marito perché non la metto in asciugatrice, a parte che sembra quasi gommina, ma non so neanche quando l'abbia presa. E preferisco stenderla così e metterla vicino al termosifone, lì nel bagno, così diciamo è più si asciuga meglio. Qui inizia a friggere tutto. Comunque, per chi è un po' titubante nell'acquistare il piano a induzione, adesso faccio così, io non è che ve lo consiglio di più, io è da poco che ce l'ho e magari se ci mettevo anche un po' di olio, Sabrina. Sabrina! Non ho messo l'olio nella cipolla. Vabbè. Comunque, facendo tante cose insieme, sono le 9:40 e più, devo anche guardare bene l'orario. Allora, per chi è un po' titubante, prendo il ciucciaron, io ve lo, cioè, ve la, non consiglio di più, cioè, scusate se ripeto sempre, cioè, ma quando mi emoziono è così, nel senso che per pulirlo è veramente un attimo, ma veramente un attimo. Io poi sto utilizzando questo panno qui che devo assolutamente andarne a prendere degli altri. Sono andata da Tigotà l'altro giorno, ma non ne ho trovati. Questo qui, Vileda Actifibre, vedete com'è fatto? Adesso è un po' sporco, ma è favoloso. Per il vetro è favoloso. Io pulisco tutto in un attimo, senza prodotti, cioè si asciuga e non lascia aloni. È favoloso. E io lo pulisco con questo, senza neanche i detersivi. Al momento non ho problemi. Allora, adesso io apro la bottiglia del sugo. C'era già chi si affacciava perché si sente un profumo buonissimo di cipolla e del sugo della polpa. Così ci immergo dentro le polpette e porto anche magari un paio di fettine di pane a mia figlia in modo che se ha voglia di inzuppare il panino, inzuppa il panino. Mentre le polpette vanno, io metto subito questo. 9 tre quarti, perché? Ma perché la donna deve vivere sempre così? Perché? Allora, qui ho lavato anche il contenitore dell'aspiralava pavimenti della Tineco, non so dove appoggiarmi, ecco, perché ieri ho lavato il cuscino, cioè la federa. Mamma mia, che profumo, ragazzi! Ultimamente, adesso ve lo devo far vedere. Vedete, io la maglia la metto qua in modo che si asciughi così proprio tutta liscia e non occorre stirarla. Ho lavato la federa del cuscino dei Maison du Monde, che sono rimasta talmente delusa, non da questo, dagli altri. Adesso ve li faccio vedere perché li ho lavati l'altro giorno e anche se ho utilizzato temperature fredde con proprio il detersivo apposta per gli scuri, centrifugato poco, vabbè, li ho messi nell'asciugatrice, forse ho sbagliato, però non credo neanche che sia tanto colpa dell'asciugatrice, ma guardate, tutti e due i cuscini, non so se, ecco, vedete? Si sono proprio sbiaditi, sono arrabbiatissima, perché non è che sono cuscini che costano poco, idem anche questo qua. Cioè, sono arrabbiatissima. La fortuna che li ho pagati a metà prezzo perché li avevo trovati in offerta, ma sono arrabbiatissima perché questo qui è tra due e tre lavaggi sono da buttare. Cioè, sono proprio arrabbiata, ma veramente. Non so se andare lì e dirglielo, ma cioè,
Magari la colpa la danno a me, vabbè, comunque è andata così. Appunto, ho lavato questo qui. Cosa ho fatto? Siccome avevo paura che mi si rovinassero questi qua, e ho sbagliato anche qui perché l'ho messo in asciugatrice, però è tornato perfetto, l'ho lavato alla rovescio, cioè ho proprio messo i pallini, i tondini qui all'interno in modo che non si rovinassero. E no, non l'ho messo in asciugatrice. Sabrina, l'ho messo sul termosifone, avete visto, mi si è asciugato lì. Quindi adesso io lo vado a posizionare a mettere nel cuscino e vi dirò che avevo snobbato qualche tempo fa, quando mi sono arrivate, le avevo prese su Amazon, le goccine, queste qui della Nukas, queste qui. Le ho prese appunto su Amazon, sono delle gocce per profumare il bucato, perché ultimamente non sto utilizzando l'ammorbidente, perché non necessita, mettendo i panni nell'asciugatrice, me li ammorbidisce l'asciugatrice, quindi gli ammorbidenti li sto conservando per questa primavera estate, e siccome avevo una scorta di tutte queste goccine, le sto eliminando, sto terminando un sacco di detersivi e sono contentissima perché è una mia promessa che mi sono fatta di non acquistare più niente, ma terminare ciò che ho. E queste qui, ragazze, quando finirò tutta la scorta delle gocce, le riprendo. Sono buonissime. Ne va utilizzata un bel po' di quantità. Non bastano 3-4 gocce, ce ne vanno parecchie, ma lascia questo profumo che all'inizio dicevo: ma cos'è? Ma cos'è? Eppure non è il mio detersivo e ho capito che sono queste. Hanno un profumo così delicato che sono favolose. Però io ripeto, le ho prese su Amazon e vengono tanto, tanto. Mi sembra sui 7-8 euro. Allora, l'ultima cosa che vi voglio far vedere che ho preso però su Zanetti Home è un sito che si trova su Instagram. Sapete che ho preso questo vaso. Che hanno anche loro visto, io questo qui l'ho preso da Maison du Monde e si abbina un po' al vaso che vi ho fatto vedere prima, quello nero con il filo, perché è un po' la tendenza di quest'anno, dove guardate, guardate su Instagram ci sono tutte queste cose qui, molto particolari. Pensare che ho uno zio che ormai ha, penso, 86-87 anni, purtroppo non lo fa più, ma lui era una persona, vabbè, era un generale dell'aeronautica militare e lui lavorava molto il ferro, infatti ha fatto tantissime cose, ha fatto dei letti in ferro, pensate che ha fatto anche, credo che ci sia ancora Gioia del Colle, lo stemma per l'aeronautica militare, proprio enorme, grandissimo, quando si entra all'interno dell'aeronautica, l'ha fatto proprio lui. E queste cose qui mi hanno sempre ricordato, appena le ho viste, mi ha sempre ricordato le cose che faceva lui e sono molto affezionata proprio a livello sentimentale, sono affezionata a questo stile qui, anche se questo non è che mi piaccia molto perché ha questo viso un po' così, ma ho voluto prendere questa tazza, sapete l'amore che ho verso le tazze quando l'ho vista da Zanetti Home, che io ho acquistato già tante cose, ho acquistato il tappeto che ho nel bagno, avete visto, ho acquistato quel cuscino rosa che ho in camera da letto e ho preso parecchie cose. Quando ho visto questa, adesso l'ho utilizzata stamattina, me ne sono innamorata. È bellissima questo viso di donna. È meno astratto rispetto al vaso, è un po' più tondino, è un po' più quasi normale. E ho detto no, deve essere mia e l'ho presa. Mi è piaciuta tantissimo. Viene attorno ai 10 euro. È bellissima. A parte anche loro la confezione, mi hanno mandato anche uno sconto del 10%. Molto molto carini, ma questa è di una bellezza unica. Questa donna con questo neo e questo ciuffo è bellissima e quindi me la vedrete spesso utilizzata soprattutto nelle storie Instagram perché mi piace moltissimo. E secondo me anche quel vaso, come vi dicevo prima, che ho preso prima, che vi ho fatto vedere, secondo me ci azzecca tanto. Allora, io adesso vado a ricoprire il cuscino e cerco di terminare alcune cose perché fra mezz'ora devo correre al lavoro. Cosa che ho fatto, ragazze, intanto dirvi grazie perché questa qui vi è piaciuta tantissimo. Ho tirato giù il mio porta Scottex. Vi ricordate che io l'avevo qui? L'ho tirato giù perché mi era molto scomodo tenerlo sul pensile. Perché fai così? Perché? Perché? Ecco. E quindi l'ho tirato giù in modo che, a parte che mi rimane più comodo, e poi riprende un po' il nero
diciamo anche di quel vaso che vi ho fatto vedere prima e del vaso che ho qui sul tavolo, e al momento mi piace molto. Questo qui non so se continuare a tenerlo lì, sinceramente pensavo più di metterci quelle tovagliette tonde di juta che io comunque ho, ce le ho fuori nel terrazzo, però questo qui io lo tengo perché la domenica, sabato mattina, la domenica mattina quando non andiamo al bar, ogni tanto ci andiamo a far colazione, amo preparare una bella tavola per me, a mio marito e a volte quando c'è mia figlia, ma non c'è quasi mai perché è sempre da ragazzo, e mi piace proprio fare una bella tavola la mattina per fare colazione. E, non so, ditemi voi se vi piace, o magari adesso nei prossimi giorni vi faccio vedere anche con la tovaglietta tonda e boh. Comunque, vabbè, non è che mi interessi più di tanto, l'importante è la praticità. Allora, ragazzi, io adesso ho finito per fortuna di fare tutto, ho preparato il pranzo e adesso sistemo le ultime cose, perché questo qui l'ho utilizzato prima per farvi vedere le cose che ho acquistato. Nella camera di mia figlia ci sono 10.000 miliardi di panni da mettere a posto, guardate, in più ci sono anche i palloncini che il ragazzo gli ha regalato per il suo compleanno, però glieli lascio lì perché lei è al lavoro, stasera quando torna se li mette a posto lei. E adesso chiudo perché ho paura che dopo ci vada sopra il gatto e ci lasci il pelo, anche no. E il gatto Ken è nel letto che dorme. Qui sistemo tutto perché comunque prima di andare via a me piace sistemare tutto in modo che quando torno il pomeriggio almeno non devo fare nulla se non farmi la doccia, preparare la cena e via dicendo. Stasera non so che cosa preparare per cena, adesso vedo, può darsi che mi fermo anche a prendere qualcosa perché nel frigorifero ho della carne per loro, però hanno già mangiato le polpette ieri sera e non mi piace dargli sempre la carne, assolutamente non va bene, quindi pensavo di fare, non so, tipo degli affettati con un po' di squacquerone, che è un formaggio tipico qui della Romagna, e fare, non so, un po' di pinzimonio, a noi piace fare così, loro magari mangiano quelle cose lì, io mangio un po' di squacquerone col pinzimonio che mi piace tanto, è una cena sbrigativa, se poi gli mettete vicino della piedina è favoloso. Però preferisco il pane perché a parte che ne abbiamo tanto congelato e quindi oggi quando torno, tanto nel giro di mezz'ora si scongela, e penso di fare così perché ho gli affettati ma non ho lo squacquerone e quindi magari mi fermo a prendere dello squacquerone, perché volevo prendere anche dei biscotti, li ho quasi terminati, quello della colazione la mattina, e magari mi fermo a prendere giusto due cose, tanto io al supermercato attaccata al lavoro e faccio prestissimo. Adesso mi ritocco un po', non ho il fondotinta, è già da una settimana che non uso il fondotinta ma utilizzo solo un po' di terra, vi ripeto non uso più neanche l'eyeliner, mi piaccio di più senza niente, forse sarà l'età, sto invecchiando sicuro e quindi non sto utilizzando nulla. Allora ragazzi, io adesso mi preparo, è stato un video velocissimo, però volevo farvi vedere le cose che ho preso su Amazon. Se mi volete chiedere, magari vi anticipo, per quanto riguarda la cucina, il resto della cucina. Ci hanno telefonato la settimana scorsa dicendo che ormai era pronto, siamo a metà settimana e questi non si sono visti. Vabbè, finché non ce la montano i soldi non se lo prendono e secondo me magari entro questa settimana mi auguro che ci chiamino, così venerdì spero, magari adesso mando un messaggio anche a mio marito se eventualmente ricontatta lui, se ce la montano, così sabato, almeno il sabato o la domenica me lo tengo per pulire tutto. Vabbè, è proprio piccola, sono proprio due sportelli, due pensi, li faccio prestissimo, ma dopo voglio organizzare bene. Anzi, vi volevo prendere anche degli organizzatori sempre su Amazon, perché ho provato a guardare qui in giro nei negozi ma non li ho trovati, li ho visti su Amazon, sono dei contenitori di plastica morbidi con degli spazi, mi sembra che in ogni contenitore ci siano 6 spazi, li volevo mettere nell'armadio per poterci mettere i pantaloni, perché nella parte bassa ho dei jeans che uso raramente,
quasi mai, però li volevo sistemare bene e magari prenderne due o tre in modo da metterci pantaloni e anche le maglie, proprio per metterli in modo organizzato. Sapete che a me piace più che l'esterno, per me è importante organizzare l'interno, che sia bello organizzato, che sia bello pulito, per me è importantissimo. Io ho notato che da quando ho messo a posto tutti gli interni, io ragazze vado con un filo di gas, cioè le cose sono più veloci, sono più organizzate, è tutto più pulito, mi piace tantissimo e quindi voglio organizzare al meglio anche gli altri interni. Allora ragazze, io vi saluto, vi mando un bacione grandissimissimo, grazie ancora perché mi inondate sempre di tanto affetto e io lo sento, perdonatemi perché voi direte ma sei ripetitiva Sabri, forse è vero, ma per me il non riuscire a rispondervi mi dispiace da morire. Io sono sempre stata una persona che ho sempre risposto ai commenti, ai messaggi, ma stiamo crescendo, siamo quasi arrivati a 17.003, voi non lo vedete ma noi abbiamo un'applicazione YouTube Store che ci dice tutto e quindi siamo quasi 17.003, siamo in tante. Su Instagram siamo un po' di meno, siamo 8.004 quasi, però ho un rapporto veramente confidenziale con voi e non così astratto, è proprio un rapporto confidenziale e in tantissimi mi scrivete e perdonatemi se non riesco ad arrivare a rispondervi a tutte. Pensate che la mattina mi sveglio sempre un quarto d'ora, mezz'ora prima rispetto alla sveglia, proprio per mettermi lì e rispondervi, ma non ci arrivo. E quindi spero che tra stasera e domani riuscirò a rispondervi a tutte quante. Io vi mando un bacione e vi dico ancora che vi voglio bene e vi aspetto qui se vi va al prossimo video. Ciao amiche mie, vi voglio tanto tanto bene.